Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, avevo promesso che se il video del dizionario nel ca il calcio nel dizionario avesse raggiunto i 10 mi piace, avrei fatto questo video, cioè il calcio nei dizionari. Ce l'abbiamo fatta e quindi siamo qui per il nuovo video, il calcio nei dizionari. Prima di iniziare, altra sfida lanciata a tutti voi: se questo video raggiungerà altri 10 mi piace, anche questo video qua, farò il video del calcio su Google Translate. Quindi andiamo proprio in un mondo a parte, quindi spolliciate a manetta perché meriterebbe secondo me questa cosa tantissima. E cominciamo dunque. Ho aperto il sito della Enciclopedia Treccani, consultabile da tutti, e ho cercato diverse cose, diversi termini. Chiaramente è diverso il termine enciclopedico dal termine del dizionario, perché il dizionario ti dà una. Puoi cercare anche corner, rigore, queste cose qua. Sull'enciclopedia si cerca soprattutto i termini più ampli. E adesso vi farò vedere questa cosa. Quindi cominciamo. Il primo termine è semplicemente calcio. L'enciclopedia Treccani mi dice calcio, gioco in cui due squadre si contendono il pallone cercando di farlo entrare nella porta avversaria. Nato in Inghilterra nel XIX secolo, si è diffuso in pochi decenni, divenendo nel corso del XX secolo lo sport più popolare al mondo. Le squadre sono formate da 11 giocatori ciascuna, ma soprattutto a livello amatoriale è diffuso anche il calcio giocato da squadre di 5-6 calcette. Calcetto o 8 giocatori, calciotto su campi di dimensioni ridotte. Poi, ovviamente, l'elemento principe del calcio è il pallone, quindi ho cercato pallone e mi ha rimandato a palla. Palla, sfera di gomma piena o vuota o di cuoio con camera d'aria di dimensioni e peso diversi, a seconda che venga giocata col piede, in questo caso il termine si alterna con pallone, appunto, o con le mani o con particolari strumenti, mazza, bracciale, racchetta. A questo punto mi è diventato difficile trovare altri vocaboli. Allora ho cercato, grazie ai suggerimenti che l'enciclopedia mi ha dato di suo, sono andato a cercare i suggerimenti. Ho messo i tre suggerimenti che mi ha dato per prima l'enciclopedia. UEFA, sigla di Union of European Football Association, associazione fondata nel 1955 che organizza i tornei di calcio riservati alle squadre nazionali e di club dei paesi europei. Il campionato europeo per nazioni, la Coppa Campioni dal 1992-93, Champions League, e la Coppa UEFA. Al massimo torneo continentale per club, la Champions League, partecipano le migliori squadre di ogni nazione in base alla posizione in classifica ottenuta nel torneo nazionale. Da lì mi rimanda a un'altra associazione. FIFA, sigla di Fédération Internationale de Football Association, federazione internazionale fondata nel 1904, che si occupa di organizzazione di tutte le manifestazioni intercontinentali degli sport di calcio, calcio a 5 e bisoccia, tra le quali la più importante è sicuramente il campionato mondiale di calcio, che premia il vincitore con la Coppa del Mondo. Alla FIFA fanno capo le sei diverse confederazioni a cui spetta l'organizzazione e la supervisione dell'attività calcistica nei vari continenti del mondo, tra cui la UEFA. L'ultimo verso che sono andato a trovare, me l'hanno dato sempre l'enciclopedia nei suggerimenti, FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, detta anche comunemente Federcalcio, fondata a Torino nel 1898 con la denominazione di Federazione Italiana Football, assunse il nome attuale nel 1909. La FIGC provvede alla tutela degli interessi legati al calcio, nonché dell'organizzazione dei campionati professionistici e dilettantistici che si disputano annualmente, associata alla FIFA dal 1905 e membro fondatore della UEFA, nata nel 1950. Bene, allora questo video praticamente termina qui, anche perché, ripeto, sull'enciclopedia è più difficile cercare le cose rispetto a un dizionario, ma spero che vi sia piaciuto. Ricordatevi, se questo video raggiunge 10 like, cosa che possiamo fare, dai ragazzi, ce l'abbiamo fatta col dizionario, ce la possiamo fare anche con l'enciclopedia, voi spolliciate che arriverà, se arriva a 10 like, anche il calcio in Google Translate. Quindi insomma direi che vale, secondo me, la pena. Vale la pena assolutamente cercare questa cosa. Quindi spolliciate a manetta e iscrivetevi al canale. Ci vediamo col prossimo video del canale. Ciao a tutti!